non si sa bene cosa deve pilotare. Ancora la gente deve buttare l'umido in mezzo ai rifiuti che vanno in discarica. È una vergogna. È una vergogna. Noi cittadini, che il nostro gestore Piera non ci fidiamo. Abbiamo un po' di tempo, vi porto degli elementi anche sulla questione dei rifiuti tossico-nocivi. Non ci credo mica che nella nostra discarica non ci vanno rifiuti tossico-nocivi. E sapete perché? Perché io ero in consiglio comunale quando inseguivi i camion a mezzanotte. Di notte, io una notte, e vi dico perché ci si può fidare di questo ente gestore, di notte stavo salendo e andando a casa, intorno a mezzanotte, mi sono trovato un camion di fronte, ho cominciato a seguirlo, quindi ho rallentato, non l'ho superato, perché ho deciso di arrivare fino con lui alla discarica e fotografarlo. Ho detto voglio vedere cosa fa, perché la discarica dovrebbe essere chiusa, no? Mi ha superato una Panda di era, ha superato me, ha superato il camion, è andato in discarica e ha aperto la discarica. Cosa c'era in quel camion? Comunale, l'ho portata in commissione, mi hanno mandato dalla direttrice che ha cercato di farmi vedere dei tabulati che stavano lavorando per capire chi era quel camion tale che a quell'ora di quel giorno e tutti gli altri. E noi ci dovremmo fidare di queste persone? Io penso che non hanno dato una grande dimostrazione di trasparenza, anzi hanno dato dimostrazione, cioè mettono un'allerta e una paura alla gente che soprattutto vive lì. Poi io spero che la cittadinanza capisca che non ha un problemino solo dei quattro gatti che abitano lì in questo senso. Il nostro problema è sempre stato quello di soffrire la solitudine di essere pochi e ininfluenti, ci hanno sempre tenuti in ginocchio per questo motivo, perché non avevamo la forza di andare oltre la raccolta di 200-300 firme, la forza di portare un'interpellanza in consiglio comunale in cui non ti rispondevano mai niente di concreto. E su questo ci hanno giocato. Sono contenta, lo devo dire, che vedo una reazione. E io penso e spero che questa volta, nelle forme che decideremo insieme, ci sarà un'opposizione così forte a questa scelta fatta sulla nostra testa, senza essere informati. Ho chiuso perché poi dal punto di vista tecnico sono contenta perché c'è della gente molto informata e io trovo veramente sbalorditivo come ancora di fronte a una cittadinanza consapevole, informata, eccetera, si ha la spudoratezza così di venire a raccontare le balle invece di dirci le cose chiaramente. Che si fanno i soldi con i rifiuti, ma li fa qualcuno, come siamo noi? È molto chiaro, lo sappiamo da sempre, sui rifiuti c'è business. Allarghiamo a proposito la nostra discarica, chissà, forse qualche soldino in più al comune viene, forse serve per tenere in piedi qualche poltroncina in più, forse serve per questo. Grazie. Okay.
contributi per fare il biologico a due passi dalla discarica.